Allora, siamo già in streaming? Allora, quello che facciamo adesso è lavorare sui... Quello che facciamo adesso è lavorare sui modelli di business. Cioè, proviamo, dal momento che voi avete delle idee, dei progetti di impresa, proviamo a stilizzarli secondo la logica del business model canvas, ok? Allora, i soliti consigli, usate i post-it. Io qui ve ne metto altri a disposizione se voi ne avete bisogno. Io ho quelli un po' più fighi, che sono un po' più piccolini. E la cosa importante da fare è una sola cosa, una sola idea su ogni post-it, cercare di essere sintetici al massimo, il più chiari possibili. Ok? Cercate poi, altro punto essenziale, di tracciare dei percorsi basati sullo stesso colore. Che cosa significa tracciare dei percorsi basati sullo stesso colore? La proposta di valore indirizzata ad un determinato segmento di clientela darà praticamente origine ad un determinato flusso di ricavi. Per la proposta di valore indirizzata a quel segmento di clientela che dà origine a quel flusso di ricavi, utilizzate uno stesso colore. Per altre proposte di valore indirizzate ad altri segmenti di clientela, eventualmente, che possono starci o possono non starci, che danno origine ad un altro flusso di ricavi, utilizzate l'altro colore. Ok? Vi pregherei di essere abbastanza specifici sul flusso di ricavi, ok? Specificando quale modello di revenue intendete utilizzare. Va bene? E anche sui costi, così come sulle risorse chiave. Conoscete la ripartizione delle risorse chiave, abbiamo parlato di risorse fisiche, risorse intellettuali, risorse umane e poi risorse finanziarie. Quindi cercate di essere anche specifici, scusate, su questo punto. Questo che cosa significa? Significa che non metterete genericamente risorse intellettuali, metterete brand o metterete database dei clienti, ok? Questo significa essere specifici. Lo stesso sui channel, lo stesso sui canali. Se il canale è uno store di proprietà dell'azienda, ok? Scrivete store, ok? Non mi scrivete canale diretto o canale indiretto. Quello io lo so che quello è un canale diretto o un canale indiretto, ma voi dovete scrivere che tipo di canale utilizzate. E cercate anche di definire come impronterete le vostre relazioni con la clientela, che cosa farete per attirare i clienti, Va bene? Cosa farete per mantenerli e cosa farete eventualmente per incrementarli. Sarebbe opportuno poi che in basso, qui nella versione originale del canvas non è stato chiaramente stampato, però sarebbe opportuno in basso tenere l'impatto sociale. Ok? E se possibile farsi venire qualche idea su come misureremo questo impatto sociale. Ok? Questo non è richiesto, cioè non è necessario che ci sia, è meglio che c'è ovviamente, se avete qualche idea è meglio che c'è. Qualche indicazione però del beneficio sociale che la vostra azienda, se siamo nel caso specifico di una startup sociale, riesce ad ottenere, dovete mettercela. Ci sono delle domande su questo? Vuoi chiedermi qualcosa? Ok, Io ce l'ho una domanda, però ho bisogno del microfono. Non è per presunzione, però. io ho una domanda rispetto che volevo fare anche prima, ma mi è sfuggita. Come facciamo, o se possiamo farlo, ad indicare nel business model canvas l'evoluzione temporale del nostro modello di business? Nel senso, se io ho un'idea Allora, in questo è un cui dico punto. io comincio da qui, poi dopo questo No, faccio attenzione, questa è una questo, cosa dopo che questo faccio non, questo. questa è una cosa che non inseriamo. Cioè, quello che dobbiamo fare adesso è partire dal progetto di impresa e delineare questo progetto di impresa al tempo zero. Ok? Delineiamo questo progetto di impresa al tempo zero, proiettando sul canvas quella che è la fotografia che pensate possa essere scattata della vostra attività. Sarebbe a dire. Ha bisogno di una riflessione da zero, se qualcosa è già avviato e ha bisogno di una riflessione, qualche realtà che stiamo già, No, se la un'associazione realtà è già per avviata, se la realtà è già avviata, il business model di questa realtà, dire. cioè Di attraverso adesso. quale logica questa attività sta creando valore in questo momento. Ok? Ok. Ok? Sta creando o potrebbe fare per migliorare? Perché per esempio magari adesso non va bene, ma riflettendo con queste cose potrebbe
potrebbe... Allora, scusami, adesso non va bene. Che cosa significa adesso non va bene? Che non è economicamente sostenibile. Non è economicamente sostenibile. Tu, diciamo, hai un'idea del perché non sia in questo momento economicamente sostenibile? Devi cambiare il modello dei ricavi, oppure c'hai una struttura dei costi che è troppo sbilanciata sui costi fissi? O cose di questo genere? Sì, ho un'idea, sì. Nel senso, quello, cioè, è troppo dipendente, per dire, dai bandi e non solo da quello. Cioè, ho idea di alcuni problemi. Le lacune, però, le individuiamo dopo. Okay. Cioè, tu devi avere, nel tuo caso specifico, un'idea di quelle che sono le lacune. Okay. Fare la fotografia della tua attività in questo momento e poi cercare di sforzarti di pensare a come queste lacune possono essere colmate. Ovviamente poi ci sarà la discussione. Tenete conto che quelle che andate a traslare sui post-it sono delle ipotesi di come possa funzionare la cosa in un determinato istante di tempo, ok? Un determinato istante di tempo significa, secondo me, a regime la cosa funziona così. Secondo me a regime io sto impiegando questo, impiegherò questo modello dei ricavi. Secondo me a regime questi saranno i miei costi. Ok? Avete altre domande? Gruppo. Allora, funziona, come funziona? Funziona in questo modo. Ognuno in questa fase lavora individualmente. In queste prime due ore ognuno lavora individualmente. Un'ora e mezza, due, adesso vediamo, a seconda di quanto tempo ci mettete. E stilizzate un po' quella che è la vostra idea, il vostro progetto di impresa. Vi può aiutare quella sorta di dichiarazione di posizionamento che abbiamo visto precedentemente, con l'esempio di Arrowind Eye Care System, ok? Vi può aiutare quella dichiarazione di posizionamento, la proietteremo. Il mio consiglio nella prima fase, diciamo così, della stesura del business model canvas è di partire o dai segmenti di clientela o dalla proposta di valore. E poi muoversi, per esempio, se partite dai segmenti di clientela, cominciare a capire come, diciamo, potete instaurare determinate relazioni con la clientela, quali saranno i canali di distribuzione del vostro prodotto e quale sarà il possibile impatto sui ricavi, e poi passare all'infrastruttura che sostiene la creazione di questo prodotto. Se partite dalla value proposition, è chiaro che vi sarà forse più semplice compilare la parte che ha a che fare con le risorse, con le attività e con le partnership, no? E ad avere un'immediata ripercussione sul fronte dei costi di tutto questo. Allora, io il Value Proposition Canvas lo lascerei da parte in questa fase, perché abbiamo poco tempo e mi interessa che riusciate a traslare la vostra idea di impresa in questa roba, su questo spazio. Quello che faremo dopo, una volta che avete fatto questo, quello che faremo dopo è discuteremo a gruppi di tre, come in una sorta di speed date, quello che è il vostro modello, ok? Ci vuole un'idea abbastanza chiara? Quanti hanno un'idea? Quanti sono venuti con un'idea già pronta ed in testa? Ok? Quanti non hanno un'idea? Allora vabbè, la facciamo uscire e ci riflettiamo. Quanti non hanno un'idea in questo momento? Cioè, quanti non hanno un progetto di impresa in testa? Non hanno. Io non ho un'idea ben precisa, ad esempio. Non sono riuscita a costruirla. Cioè, non nel... Se fosse questa struttura? Quindi riusciresti a farlo un canvas di questa struttura? Sì. Perché allora non provi a fare un canvas di questa struttura e poi cerchiamo di capire che cosa si può migliorare rispetto all'esistente? Questo potrebbe essere un utile esercizio. Se... Quanti altri non hanno un'idea? Va bene, ma puoi sforzarti per vedere se riusciamo a costruirli oggi. Cioè, che forse proprio questo deve svilupparla meglio. Questo deve aiutarti a svilupparla meglio. Se c'è un'idea generica, ma non so come quello.
Se c'è già un'idea ed è generica, non si conoscono quali sono i potenziali partner o i segmenti di mercato. Lo facciamo uscire fuori. Il Canvas ti aiuta proprio. Lo facciamo uscire fuori. Cioè, questo è uno sforzo che dovete fare, è uno sforzo che dovete fare per riuscire a razionalizzare la vostra idea di impresa, ok? Così cominciamo a capire se può funzionare o meno. E poi, come vi ho detto, facciamo queste discussioni con diversi tavoli. Ok? Va bene, lo fate insieme allora. Assolutamente sì. Se c'è qualcuno che senza idee può, diciamo, far parte di gruppi o fare gruppo con qualcuno che invece l'idea già ce l'ha. Però di qui deve uscire, allora di qui devono uscire almeno un paio di idee che poi possono diventare un qualcosa di reale. Ok? Grazie al contributo di tutti. Facciamo un po' di coprogettazione. Ok? Allora, qui ci sono i post-it, per cui se avete bisogno... Sono gialli, però mi sa che... Allora, qui ci sono i... Allora, guarda, allora, ci sono gli altri... Allora, ci sono... Io ce li ho i post-it, però per voi... Guarda, io sono una persona munifica, quindi, insomma... Ti apro perché... Allora, dai, sì. Condividete. È lecito copiare? Certo, assolutamente prendete spunto dalle slide. Io ieri sera ve le ho mandate apposta, no? Certo che vi aiuto, certo. Possiamo dire che se vogliono fare delle domande sulla tua pagina Facebook, allora vieni così lo... Allora, vogliamo fare un annuncio per chi ci sta seguendo in streaming? Sì. Aspetta, prendo il microfono. Per cui è il microfono? Allora... Vai. Azione. Allora, quello che vogliamo fare è interagire con voi adesso, visto che questa è una diretta streaming. Allora, per chi sta partecipando alla diretta streaming e lo desidera, esiste la possibilità di porci delle domande e di farlo, si sente? Esiste la possibilità di porci delle domande e di farlo sulla pagina Facebook di Bruno, che adesso vi illustra un attimino, vi dà le indicazioni sulla pagina. Sì, non sulla mia personale? Non sulla pagina personale di Bruno, ma anche di... se volete, ma non credo sia questo il caso. Sulla pagina di Sintesi, Sintesi si scrive col TH, strategia per l'innovazione sociale, potete postare le vostre domande e con Stefano risponderemo in tempo reale, insomma, man mano che arrivano. Stiamo postando tra 3 minuti un Canavizer, che è un free software per fare costruire il business model canvas al computer, quindi potete cimentarvi anche voi e se avete delle domande, insomma, saremo lieti di rispondere in tempo reale. La diretta riprenderà al momento della presentazione dei modelli alle ore, direi tra un paio d'ore al massimo, tra un paio d'ore al massimo, quindi alle diciamoci 4, alle 4 e mezzo. Alle 4 e mezza. Sì, potete fare quello che volete. Intanto di la diretta streaming riprende alle 4 e mezzo, quella là invece della pagina Facebook continua. A dopo. A dopo. Che cosa significa discutere? Cos'è quello? Un gatto? È un termosifone? Cosa significa discutere un po' quello che avete creato? Significa che raccontate un po' quello che avete elaborato agli altri e cerchiamo di interagire in maniera da migliorare, se possibile, quelle che sono state le vostre idee. Ok? Chi vuole cominciare a raccontarci il suo progetto di impresa? Cercando sempre cura di avere, di avere cura all'inizio di raccontare a chiare lettere
cosa offrite a chi, come e per quanto, no? È quello che ci siamo detti, e se possibile cercando di spiegare quello che pensate possa essere il vostro impatto sociale nel caso di un'impresa sociale. Ok? Allora, chi vuole cominciare? Allora, vuoi cominciare te? Allora, quando venite qui, il vostro nome, naturalmente, mi dite il vostro nome, ci dite il vostro nome, e niente, gli altri interagiscono con noi e ci dicono un po' che cosa funziona, che cosa secondo loro non funziona nella tua idea. Allora, aspetta che accendiamo il microfono. Ok. Sono Sabina, ciao. E allora, sono qui a raccontarvi un po'. Sono stata estremamente sintetica, molto sintetica. Va bene, la sintesi è un valore apprezzato. C'è un sacco di cose che andrebbero anche aggiunte, ma via. Allora, cominciamo con la value proposition. Ho dovuto utilizzare tre flash perché non sono stata brava a creare quella bellissima frase che ci hai fatto vedere te, dove c'era tutto. Va bene, però l'intento è quello. Allora, prima proposta di valore: produzione di ortaggi in modo naturale attraverso l'utilizzo del metodo dell'agricoltura sinergica. E gli ortaggi sono ad alto contenuto nutritivo e con il minimo, se non addirittura nullo, impatto ambientale. E tu hai anche messo questa cosa tra parentesi, così, perché ieri si era parlato anche del discorso dei prezzi. Io ci metterei anche, cioè, nella mia idea, il fatto di sottolineare che il prezzo del prodotto che immetto nel mercato è il più basso prezzo possibile, dal mio punto di vista è un'idea vincente. Mm-hmm. Perché io ho, attraverso il metodo dell'agricoltura sinergica, i più bassi costi possibili. E secondo quelli che sono i miei valori, mi interessa usare questa modalità di comunicazione sul mercato. Okay. Riesco a farti avere un prodotto ad un basso prezzo perché ho costi più bassi rispetto ai miei concorrenti nello stesso settore, eccetera. Qui chiedo un consiglio, appunto, rispetto a questa cosa, non sono molto sicura di questa cosa. Quindi questa è la tua proposta di valore in termini di prodotto. Ok? Non solo, perché questa cosa si integra con altre, con altre realtà. Gli ortaggi vengono prodotti, servono delle risorse umane. Chi sono queste risorse umane? Le risorse umane che vengono impiegate nell'attività sono persone che al momento non hanno un lavoro, o addirittura persone che sono ai servizi sociali, possono essere detenuti. Ci sono diverse categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale che mi piacerebbe interessare in questo tipo di attività. Ok, allora scusami un attimo, la cosa che ti chiedo è: questo significa che sostanzialmente i tuoi beneficiari, i beneficiari, sì, diciamo così, parte dei beneficiari della tua azienda sono anche, sì, utenti a rischio di, sono anche persone a rischio di esclusione sociale, cioè la forza lavoro che tu consideri, sì, è composta da persone che sono a rischio di esclusione, sì, sociale. Ok. E allora, quindi, da un lato che oltre ad essere parte dell'attività sono beneficiari. Ok, quindi allora da un lato tu hai, in termini di segmenti di clientela, hai diciamo persone che sono sensibili al discorso dell'agricoltura sinergica. Sì. Non so che cosa voglia dire. Ce la spieghi un attimo? L'agricoltura sinergica è una branca della permacultura, dell'agricoltura naturale. Metodi naturali più noti sono quelli del biologico, ad esempio. Nel caso dell'agricoltura sinergica abbiamo un approccio ancora più puro del biologico, perché non utilizziamo, ad esempio, concimi neanche naturali. Lasciamo alla terra la possibilità di fare da sé nel modo migliore che la terra conosce, che supera di gran lunga quelle che sono le nostre aspettative e conoscenze. Ok. Allora, quindi questa proposta di valore è indirizzata a che segmenti di clientela?
è indirizzata a tutte le persone che la pensano come me, che sono tante. Ma tutte le persone che la pensano come te, che sono una fantastica. Sì, sono fondamentalmente persone che sono interessate a vivere bene, a mangiare bene, attente all'impronta ecologica del proprio operato sociale, della propria vita, e quindi all'impronta ecologica di quelli che sono i propri consumi. Nella fattispecie i propri consumi alimentari, quindi sono gli ambientalisti, gli ecologisti, salutisti, vegani, insomma. Ok, no, io ho una querela aperta con i vegani. No, e, perché tu sei vegana? No. No, ah, ok, perfetto. Allora, sociologo è anche vegano. Allora, ci sono delle curiosità che vi vengono su quello che ha fatto Sabina? Ci sono delle cose che vorreste chiedere? Però non è finita, perché il mio segmento di mercato ancora non è finito, e questo è bello, è tutto molto integrato qua. Allora, dici? Perché, poi si collega anche questa cosa, in realtà nella proposta di valore, oltre al fatto di utilizzare, di far entrare nell'attività soggetti che sono a rischio di esclusione sociale, aggiungo anche, perché strategicamente, economicamente serve e crea utile, il fatto di lavorare con l'educazione ambientale all'interno delle scuole. Quindi, questa però è una cosa che è un po' aliena dal tuo core business sostanzialmente. Tu mi stai parlando di un'azienda agricola, no? Sì. Qui mi stai parlando di un'azienda agricola. Sì. E poi vorresti anche offrire dei corsi di educazione alimentare, sostanzialmente. Più o meno il concetto di masseria didattica. Ma questi corsi di educazione alimentare servono praticamente per attirare clienti o no? Anche. Ok. Diventano il mio bacino di utenza, certo. Va bene. Allora, qui però manca sulla parte delle relazioni della clientela questo eventi dedicati. Questo aspetto della. Ah, lo chiami evento dedicato questa cosa dell'educazione alimentare? Sì. Sì. Anche. Quindi in questo caso sarebbe una sorta di cibo più stile di vita. Sì, non è solo alimentare, educazione ambientale, alla sostenibilità, eccetera, eccetera, attraverso percorsi. Allora, per quanto riguarda l'impatto sociale, il benessere, i benefici sociali, tu qui che cosa hai sottolineato, che cosa hai enfatizzato? L'impronta ecologica dell'impresa, vuoi per come opera l'impresa e vuoi per quello che immette poi nel mercato l'impresa. Ok, quindi siamo a bassissimo impatto ambientale. Assolutamente. E l'innovazione nel settore agricolo, perché l'agricoltura sinergica porta innovazione cambiando parecchio la metodologia tradizionale, e l'aumento del benessere individuale e sociale. L'aumento del benessere individuale e sociale, perché uno mangiando queste cose sta meglio? Certo. Ok, poi? Nell'aumento del benessere ci va anche questa cosa, no? Il fatto che bambini e adolescenti possano accedere ad un certo tipo di cultura. Senti, tu qui metti anche il numero di individui? Di individui formati che avviano attività, perché chi lavora nella cooperativa, il processo di educazione ambientale non è solo rivolto alle scuole, ma anche ai soggetti a rischio devianza che operano all'interno. Allora, con lo scopo di rendere l'attività replicabile. Ok, il mio giudizio è che vuoi fare troppe cose in questa fase, in una fase di avvio. Cioè io cercherei di concentrarmi. Ma questo non è l'avvio, abbiamo detto un momento questo, X. Questo è come potrebbe funzionare la tua sì. cosa a regime sostanzialmente. Sì, a regime. E in una fase di avvio su quali servizi vorresti concentrarti? Innanzitutto qui quello della me la produzione. Sono pensata un po', considerando che siamo nel settore agricolo e ho bisogno di tempi. Cioè oggi io pianto, semino, ma ho bisogno che passino i mesi prima di avere i frutti della terra. Quindi mi sono chiesta cosa faccio in questi mesi per produrre rendita e continuare a fare quello che sto facendo, e qui entra in gioco questo tipo di attività. Quello dell'educazione ambientale e alimentare, ok, ci può stare. Adesso ci sono delle domande che avete da fare? Ci sono delle cose che vi vengono in testa, dei dubbi, dei chiarimenti che volete da Sabina? Sì, c'è sempre questa cosa.
Sì, un problema, vorrei capire un po' le quantità, perché ci sono delle persone, forse i detenuti, le persone incluse in processi di servizi sociali già lo devono fare, quindi è manodopera gratis, fondamentalmente, per la forza lavoro, no? Le persone che devono... Oddio. Le persone che devono lavorare, ok, sicuramente prendere delle persone che devono fare servizi sociali e manodopera gratis, mi fai capire, perché per esempio loro devono già fare in un primo momento, ma in un secondo momento l'obiettivo è quello di far sì che queste persone abbiano un lavoro e addirittura pensino ad avviare una propria attività. Ok, quindi loro sono già li formerete anche in itinere, diciamo, a prendere. E poi l'altra cosa, da quanto so io, quella più è naturale, più, diciamo, dicono che ci sono cose, non lo so, costi nel senso che magari rispettando i tempi della natura le quantità magari possono essere diverse o il modo di produrre è diverso, quindi aumenterebbe il rischio sostanzialmente. Sì, aumenta il rischio da quanto ne so, diciamo, da questo non sono contadino, non so niente, ho visto. Quindi diciamo il problema è anche la quantità e la qualità, perché se lavori su un terreno piccolo e vuoi fare cose di alta qualità perché sono cose naturali, ok, quindi quello ti dà anche meno, secondo me, ricavo alla fine. Se invece devi lavorare su campi grandi, hai dei costi diversi, non lo so, so che c'è, volevo chiederti. L'agricoltura naturale erroneamente viene considerata un'agricoltura che dà meno frutti e tempi più lunghi. Ok. Quando avviene un regime è esattamente il contrario. A posto, perché io ho sentito dire, appunto, gli dico, c'avevo questo dubbio, di solito dicono quando aumenta la quantità diminuisce la qualità. Il terreno tu non lo sfrutti fino a renderlo improduttivo, fai il contrario, tu segui il suo ciclo, il che vuol dire che in determinate stagioni il terreno ti produrrà esclusivamente determinate cose, okay, perché non ci sono serre, non ci sono altri sistemi. C'è la combinazione, per esempio, puoi utilizzare l'aglio per non far arrivare determinati tipi di insetti e il prodotto rimane integro, quindi tu utilizzi la combinazione di determinati tipi di piantagioni e il terreno, non essendo sfruttato fino a perdere completamente le parti, diciamo, nutrizionali del terreno stesso, da solo si autofertilizza. Cioè, questa è una cosa che praticamente non conosce nessuno, ma in realtà è più... strategicamente posizionato. No, più che altro non puoi trovare la melanzana quando la melanzana il terreno non te la può dare, però puoi trovare certi tipi di verdure che che magari non conosci. Però ragazzi, allora siccome dobbiamo stare nell'ora, adesso dobbiamo passare a un altro canvas, dobbiamo cercare di essere un pochettino più stringati. Una cosa al volo? Una domanda, una curiosità al volo. Da dove reperite i terreni da coltivare? Da dove li reperiamo? Sì, cioè, perché anche quello è un costo. Certo. Li prendete... Entrambe le cose sono state messe con punti interrogativi, perché potrei reperirli gratuitamente. Oggi ci sono contadini che offrono terreni accomodato d'uso gratuito. In realtà a me... Diciamo che il terreno incomodato d'uso gratuito è facile da trovare, è più difficile trovare il terreno che abbia anche una struttura incomodato d'uso gratuito. Allora, lì entrano in gioco i partner, potrebbero entrare in gioco i partner, che possono essere comuni, fondazioni, associazioni, o a seconda di, insomma, come si possono sviluppare le cose, l'idea è quella di attivare una piattaforma di crowdfunding per avere i fondi per eventualmente acquistare o affittare un terreno che venga utilizzato al proposito. C'è già qualcuno che lo fa, non vorrei andare a... Ok, va bene. Allora Sabina, grazie, continua a lavorarci perché mi sembra una cosa interessante. E adesso, chi ci viene a raccontare un po' la tua idea? Veloci ragazzi, non abbiamo tantissimo tempo, quindi andiamo insieme, andiamo separati, andiamo soli, dai, basta che qualcuno viene.
Allora ragazzi, una cosa importante, una cosa fondamentale, quando vi raccontate, questo è un po' di come si fa un pitch, come si espone un progetto, quando vi raccontate dovete cercare di andare subito al punto, veloci, decisi, ok? Sintetizzando al massimo e manifestando grinta, ok? Questo è un altro aspetto, perché nelle presentazioni dovete essere grintosi. Ok? Cercate di non stare, ed essere anche convincenti, cercate di non stare così, cercate di non stare con la testa bassa, cercate di catturare l'attenzione del pubblico. Ok? Allora, ti chiami? Silvia. Silvia, che ci racconti? Allora, la mia idea era quella di rendere... Silvia è? No, ero... Sì. L'avete fatto insieme o no? L'abbiamo fatto insieme, non volevo lasciarla... Vabbè, ok, allora se non la vuoi lasciare sola, tu come ti chiami? Giampaolo. Allora, Silvia e Giampaolo, che cosa ci presentano? E altre, c'erano anche Smeralda, Alessandro e Ivana. Non mi ricordo il maestro. Il maestro è Silvia. Dai! Il maestro è Silvia. Allora, la mia idea fondamentalmente è quella di rendere l'arte contemporanea più accessibile attraverso delle app, con dei codici a barra collegati alle opere d'arte in gallerie d'arte e studi d'artista, collegate con delle app che spiegano le opere in maniera semplice ed accessibile a tutti. Quindi la proposta di valore sono non solo i clienti appassionati d'arte, ma anche i semplici curiosi che si avvicinano alle opere d'arte attraverso il codice a barre. Poi avevamo pensato a un ampliamento del a un circuito di accoglienza, perché tramite non c'è le app sono collegate a un sito un sito web dove pubblicizziamo gli artisti e quindi ci sono interviste, eventi artistici locali e nazionali. Quindi avevamo pensato di collegare il sito anche a dei circuiti di accoglienza, quindi gli hotel si pubblicizzano nel sito. E quindi... Allora, sì, un attimo di impasse, ci siamo bloccati. Allora, sì... Circuiti di accoglienza che pubblicizzano, naturalmente offrono le loro strutture per ospitare persone che vogliono venire a visitare eventuali gallerie o mostre dove questi artisti emergenti principalmente, perché non affermati o che non riescono facilmente a entrare in circuiti insomma più remunerativi, riescono a farsi riconoscere grazie a questa applicazione, grazie a questo portale, e le loro opere messe quindi lì ad essere conosciute, entrare in questo circuito, che è una specie di vetrina, sarebbe quindi una vetrina online, una piattaforma che ha dei costi, che prevede dei costi per determinati partner e dei costi per altri. Quindi sì, sostanzialmente è questo, cioè un'applicazione, un sito web, una piattaforma che mette in rete, in circolazione gli artisti a livello nazionale, di più, diciamo, di nicchia, quelli meno conosciuti e che hanno più difficoltà ad emergere. Poi come risorse abbiamo quelle umane, di competenze, le opere d'arte e risorse intellettuali. Poi relazioni con i clienti sono quelli di co-creazione, quindi più clienti si... affiliano al nostro sito, più abbiamo relazioni con il pubblico, servizi di automatizzazione e il nome del sito, che è artadvisor.it. Ok. Sì? No, volevo... No. È un po' confuso. Allora, c'è una... Non è facile da... Non è facile assolutamente. Cioè, l'idea è quella... Però insomma poi si scontra con... Praticamente scusate, la cosa funziona in questo modo, c'è una galleria d'arte
giusto? Noi prendiamo i contatti con gallerie e artisti e mettiamo a disposizione delle app collegate con dell'applicazione. C'è l'applicazione che ha diverse funzioni al suo interno, tra cui catalogare le opere di un artista locale che si trova a Lecce piuttosto che a un paesino che ha difficoltà a emergere. Con questa applicazione, con questo portale, con questa piattaforma, ha una visibilità nazionale, se vogliamo anche di più, cioè viene visto da più persone, c'è la possibilità che le Ma io lo vedo sul vostro, non ho capito, io lo vedo sul vostro sito o lo vedo dal vivo le sue opere, come funziona? No, le opere sono catalogate sul sito, sull'applicazione. Poi è chiaro che ci sono delle possibilità di mettersi in contatto con quell'artista dove c'è l'aspetto esatto, una galleria che mette più in mostra gli artisti di minor. Ok. Cioè crea rete e quindi che cosa state facendo? State dando visibilità agli artisti emergenti? Agli artisti emergenti, alle accademie, agli studi artistici, ai laboratori, a chi crea. Naturalmente è tutto catalogato in base non solo, mettendo i codici a barre davanti ad ogni opera dal vivo, rendiamo le opere più accessibili, più comprensibili anche al pubblico. Ok, allora qui vi do un suggerimento immediato. Esiste una tecnologia oggi che si chiama Beacon. Sono delle scatolette fatte in questo modo, sono piccolissime e sostanzialmente che cosa fanno? Si piazzano in qualsiasi punto e riconoscono un utente ad una distanza di 10-15 metri. Nel momento in cui l'utente viene riconosciuto con un'apposita app che poi si scarica sullo smartphone, il beacon fa in modo che all'utente vengano pushate delle informazioni, quelle che, di cui parlate voi, su questa app, senza che ci sia bisogno di lettura di codice a barre o meno. È un aggeggetto che funziona col segnale Bluetooth. La persona deve avere lo smartphone col segnale Bluetooth abilitato e internet abilitato e quando si avvicina gli vengono pushate queste informazioni. Lo stanno utilizzando un po' dappertutto, cominciano a utilizzarlo un po' dappertutto, anche nei negozi di abbigliamento, cominciano a utilizzarlo anche, stanno facendo degli esperimenti anche nelle gallerie d'arte, proprio perché funziona. C'è un esempio del genere. E, allora, una cosa al volo, cosa pensate di quello che ci hanno raccontato? Mi sono già dimenticato i nomi, Giulio, Giampaolo e Silvia. Che cosa pensate di quello che ci hanno raccontato Giampaolo e Silvia? È sfuggito l'income, da dove viene l'incasso, il ricavo? Galleria. Per il pushato. Gli artisti. Sì, gli artisti. Ok, quindi monetizzate sul fronte degli artisti e sostanzialmente sulla e sulla percentuale di vendita nel caso in cui vendano le opere. Sì, sì, sì. Ok, quindi gli artisti possono vendere anche le opere, quindi è una sorta di galleria online. A Lecce che ci sono un sacco di microfono per Giampaolo. Ah, ok. Aspetta, una cosa, se no divento come Calì. Allora. Nome, sempre il nome prima, Debora, anche se detto l'ultimo giorno non so quanto sia. Comunque, sì. L'ultimo giorno. Ho una perplessità, non pensiate, no, l'ultimo giorno del corso. Scusate se siamo in streaming. Non pensiate che l'artista lo possa fare in maniera autonoma questa cosa. Cioè, creandosi magari un canale, una pagina Facebook in maniera gratuita, come abbiamo detto prima, e comunque risparmiando e avendo tutto l'introito della vendita e della visibilità? Ti rispondo un attimo, io Deborah credo che l'artista possa beneficiare delle economie di scala che sono connesse anche della gittata maggiore che può avere una galleria. Non è da... In realtà il guadagno, diciamo i ricavi, non provengono dall'artista emergente, provengono dalla galleria che paga una quota, un canone mensile o annuale all'app per poter far parte del
dell'applicazione, non dall'artista emergente. Scusa, allora non ho capito, voi mettete le gallerie in rete, cioè mettete le gallerie sulla piattaforma o gli artisti singoli sulla piattaforma? Io questo non l'ho capito. Entrambi, cioè viene creata una collaborazione tra, una rete tra la galleria e l'artista emergente. Qual è il mercato di sbarco? Cominciare dalle gallerie o cominciare dagli artisti emergenti? Mi dovrei... No, nel, vai. Nel nostro... lo stacco? Guarda che voi tre usate quello. Ah, ok. Possiamo... possiamo fare così, in questo modo? Ok. Che succede? Possiamo fare in questo modo. Beh, Alessandro fa parte anche... L'idea è quella di creare un circuito virtuoso, una sorta di brand, di marchio, di qualità, in modo tale che l'artista che si associa a questo circuito deve avere comunque degli standard qualitativi di un certo tipo, non è che possono associarsi tutti alla nostra idea. È chiaro, deve essere emergente, ma deve corrispondere anche ad una certa idea artistica. E anche la galleria ovviamente ne trae vantaggio, perché in questo modo entra in un circuito che poi può essere anche rivenduto all'esterno, diciamo. Cioè noi dovremmo tentare di agganciare l'artista locale con circuiti più ampi attraverso la creazione di un brand di valore, a cui di solito sono esclusi gli artisti locali. Pensiamo a tanti paesini, a tante piccole realtà che non sono vicini alle grandi città o alle grandi gallerie conosciute in tutta Italia, in tutto il mondo, hanno la possibilità di essere conosciuti da un artista o da un estimatore dall'altra parte del paese e mettersi in contatto per vedere se comunque c'è la possibilità di fare rete. Ci piace anche il nome, Art Advisor. Grazie. L'avete registrato già? No, andiamo penso domani a registrare. La volete fare seriamente questa cosa oppure state scherzando? No. Lei ci deve dare il 7% comunque. Credo che, allora noi gli abbiamo messo una percentuale di stazione. No, e lei è un artista, quindi insomma noi l'abbiamo creato, abbiamo cercato di migliorare. Una mano, però è un'idea che ho. Però non è gratuita la mano, ecco. Quella. Va bene, ok, mi sembra una cosa, mi sembra una bella idea, mi piace questa idea. Ok. Art Advisor, cerchiamo di capire subito se si può registrare, se stanno sentendo in streaming, ti registrano loro immediatamente e ti hanno già registrato Art Advisor? È già registrato, allora dobbiamo trovarne un altro. Ciao. Salute che allora dobbiamo trovare un altro nome, salutiamo Silvia. C'è qualche altro dubbio, qualche altra perplessità, c'è qualche dritta che gli vogliamo dare? Sì, migliorare, è chiaro che così fatto su due piedi, puoi lanciare l'idea, puoi compilare il canvas, però a livello legale poi vanno viste tante cose, insomma, non è facile creare una cosa di questo però tipo, però buon inizio, la visibilità degli artisti piccoli, emergenti, piccoli studi, pensiamo ai laboratori di cartapesta, si va a chiedere a una persona che se vuole avere visibilità a livello nazionale, che non ha costi grossi da sostenere, perché una cosa è iscriversi all'app, un'altra è viaggiare e fare mostre così. Scusami solo, io ho un attimo una domanda, non c'è già qualcosa di simile con Etsy per esempio? Sì. Ecco, allora quanto siete differenti da Etsy? Siete differenti solo perché vi mettete in un determinato settore merceologico, che è quello dell'arte emergente? Quello del mobile commerce. Mobile commerce, però se è su questo dovete cercare di farci capire in che cosa può consistere il vostro vantaggio competitivo rispetto a siti come Etsy, che già hanno un grosso traino. L'accessibilità più semplice. Un'accessibilità resa più semplice. Ma anche il fatto di entrare in un circuito, appunto, mi avevo detto, di mobile commerce, che è differente dal, come sappiamo, dall'e-commerce, cioè la possibilità di mettersi in contatto dallo smartphone con l'artista, ripeto, da un pizzo all'altro del paese,
Io che sono un estimatore di Torino, vedo l'opera di Napoli, dell'artista napoletano, e voglio mettermi in contatto. Ci sono diverse opportunità: contatta l'utente, metti la tua recensione all'opera, oppure la possibilità di acquistarla, di proporre una galleria d'arte, quindi con determinati fee o tutta una serie di... però va affinata. Ok, allora li ringraziamo, questa è una cosa che ci piace. Ok, però ragazzi facciamo anche un applauso a Sabina per l'idea di prima, perché voglio dire, scusate, cercate di essere equi. Allora, allora il prossimo dobbiamo stringere, ok. Ok, allora avanti il prossimo. Chi vuole venire? Chi vuole venire a raccontarci? Vulcanicamente. Le giovani carogne, dai. Allora ragazzi, voglio dirvi una cosa. Ci mettete troppo tempo nello spiegare quello che sono le vostre idee. Mediamente un pitch dura 3 minuti. Cioè in 3 minuti dovete essere in grado di dire esattamente che cosa avete intenzione di fare e chi beneficerà della vostra idea, come beneficerete voi della vostra idea, come monetizzate. Mi pare che qui la monetizzazione è un po' un problema. Allora ci racconti velocemente che cosa già fate e volete continuare a fare? Microfono, perché comincio ad averci problemi. Non, prova. Non prova, aspetta qua. Eccolo qua, dai. Prova. Vai Sara, molto veloce. Ok, Vulcanicamente è un'associazione di promozione sociale che già esiste. Noi ci occupiamo, la nostra proposta di valore è quella di creare esperienze dove i giovani possano apprendere nuove competenze in un paese straniero attraverso delle metodologie innovative, che sono le metodologie di educazione non formale, sono delle metodologie esperienziali molto orientate al partecipante e al processo di apprendimento del giovane. Da questo punto di vista il nostro segmento, i nostri segmenti di clienti sono i giovani. Abbiamo dato un profilo a questi giovani, che sono i giovani che sono curiosi, hanno voglia di imparare le lingue, perché in una settimana imparano le lingue, in scambi interculturali, corsi di formazione, training finanziati. La cosa che non vi ho detto prima è che questi sono progetti finanziati dall'Unione Europea grazie a programmi europei per i giovani. Quindi il nostro segmento, da una parte sono i giovani che hanno voglia di viaggiare, fare esperienze, imparare le lingue e così via, ma abbiamo un finanziatore che viene dall'alto, di Mamma Europa e della Commissione Europea. Okay. Offriamo anche esperienze di placement all'estero, e quello che noi facciamo nei confronti dei nostri finanziatori è quello di promettere, quando abbiamo un progetto approvato, di usare in modo efficiente il finanziamento per offrire qualcosa che abbia un impatto sui giovani italiani, europei. L'altra ramo, uno dei tanti rami che si sta sviluppando, è quello di creare consulenza sulle politiche giovanili, perché avendo sviluppato un know-how adesso sono anche i comuni o altri enti che iniziano a chiederci consulenze, quindi questo è un ramo. Poi non abbiamo finito. Qual è il problema che avevamo riscontrato? Che sul fronte della monetizzazione questa cosa bellissima, no? Monetizzava poco. Allora, non è stabile nel tempo. La monetizzazione. Allora che cosa hanno provato a inventarsi? Cerchiamo di capire come possiamo sfruttare quello che è lo stock di conoscenze che nel frattempo abbiamo accumulato per vendere qualcosa a qualcun altro. E in questo caso hanno pensato di poter effettuare, sfruttare queste conoscenze per fare consulenze sulle politiche giovanili ad altri attori pubblici, come possono essere i comuni, i piccoli comuni, i centri urbani. Ok? Quindi mi sembra che sia una cosa abbastanza interessante questa, perché sottolinea come nel loro modello di business ci sia stata una iterazione, un cambiamento, dato questo problema sul fronte della monetizzazione. Molto, molto precisa, veloce.
sei stata brava. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Aspetta, c'è qualcuno che vuole chiedere. C'è qualcuno che vuole chiedere. Ah, diciamo anche che l'apporto, sì, l'apporto non... complessivo del gruppo, cioè non abbiamo soltanto Sara, ma abbiamo anche Nunzia. Sono due Nunzia. Incorporata. E poi? Marcella, Nunzia e Marcella. Allora, volete, c'è qualcuno di voi che vuole chiedere qualcosa a Nunzia e Marcella? Ci sono delle curiosità? C'è qualcosa che migliorereste nel loro business, nella loro attività? Ci sono dei suggerimenti che volete dargli? No? Va bene, allora possiamo... Andiamo, Bruno. No, non si tratta di evidenziare lacune, tutt'altro. No, è più che altro chiedervi se avete esplorato, perché per ora, no, a quanto ho colto, no, la base di finanziamento è il finanziamento pubblico a bando. Se avete esplorato l'opzione di vendere servizi o direttamente agli utenti o ad altre entità che potrebbero avere interesse ad acquistarli, ma non in una forma di finanziamento a progetto, in una forma proprio di... ti faccio un servizio che potrebbe essere, per esempio, la butto lì, no, non lo so, appunto, nel senso che bisogna ragionare, alle scuole, per esempio, per andare più verso il vostro target, o ad altre istituzioni che lavorano con i giovani, o magari ad altre istituzioni, che ne so, cooperative che lavorano con i soggetti svantaggiati e potrebbero avere soldi da investire per dei progetti all'estero, di contatto con l'estero, non lo so, o dove potreste usare i vostri servizi di educazione non formale, per esempio. La riflessione che stiamo facendo ultimamente è quella di iniziare ad utilizzare un know-how che inizia a essere riconosciuto anche sul territorio, come anche figura dello youth worker, che in Europa è riconosciuto, in Italia non sanno che cos'è, per iniziare a ideare dei servizi che si possano iniziare ad approcciarci con le scuole. Ci stiamo iniziando, le scuole sono molto interessate, hanno detto vogliamo mandare tutti a quello che fate voi, per dire, no? Stiamo ragionando su queste cose in termini di monetizzare il know-how che abbiamo sviluppato un po' da sole, perché alla fine con esperienza in 2 anni, quindi forse non so, in una startup anche i primi 2 anni sono un po' anche di apprendimento, caotici, di apprendimento, di economia di apprendimento. Più impariamo, più siamo brave, più possiamo, potete aspirare. Ci sono i bono delle scuole che possono, sì, 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 le scuole hanno da lì hanno anche i soldi per pagarvi e fare quello che... Sicuramente stiamo iniziando a capire che... stiamo iniziando a capire che è una figura emergente che può offrire servizi alle scuole, sempre più orientate a questo. Europe Direct, stiamo collaborando, il comune ci inizia a chiamare, diverse cose. Anche i privati, devo dire, che... inizia a convenire a un privato il lavoro che facciamo noi, perché per esempio quando facciamo uno scambio riempiamo una struttura per in bassa stagione, quindi oltre a quello con cui lavoriamo sempre è un altro che ci ha detto ma perché non lo fate da me qua, là, dove, okay. Ci sono diverse cose, stiamo ragionando. Va bene, allora mi sembra un'altra buona cosa interessante. Abbattiamoci le mani. Vieni? No? No, perché no? Eh? No? Dai, come no? Dai. Vabbè, prenditi 10 minuti di tempo per pensarci, però dopo vieni, ok? Vai. Allora, nome e cognome? Lilli Someo. Allora Lilli adesso ci convincerà della bontà della sua idea, ok? Perché è quello che devi praticamente fare, cercare di convincerci di quanto è buona la tua idea, ok? E naturalmente noi dall'altra parte che cosa dobbiamo cercare di fare? Dobbiamo cercare di capire quali sono i punti deboli della sua idea, perché poi dobbiamo provare a dargli dei consigli, ok? Quindi adesso Lilli ci racconta tutto e noi la demoliamo dopo, ok? Vai. Ottimo.
Allora, la mia idea è quella di creare un centro multiprofessionale di consulenza che riguarda il discorso della salute solo attraverso un discorso fatto a 360 gradi, quindi testa-corpo, un nuovo concetto di salute olistico, quindi non più strutturato a livello meccanico, cioè mi fa male il braccio, prendi questa medicina, ma per esempio andiamo a capire qual è dall'abitudine ai tuoi problemi per affrontarli insieme. È rivolto a diversi tipi di soggetti, cioè a me interessa sia il professionista che può trovare all'interno del mio studio altri professionisti come lui, sempre in ambito sanitario, quindi dallo psicologo al nutrizionista al medico stesso, un unico ambiente di lavoro, e è rivolto anche poi ai clienti che sono tutti coloro attenti alla salute o coloro che non sono riusciti con i metodi standard a superare i loro problemi. Ora, l'idea è quella sia di appunto fare consulenza e affrontare i singoli problemi, quindi si darebbe attenzione, ascolto alle esigenze, maggiore ascolto e attenzione verso il cliente, dei prezzi calmirati, quindi un nuovo approccio anche alla salute stessa, e l'analisi dei singoli casi attraverso diverse figure professionali. Ma allo stesso tempo invece per il professionista, essendo un unico studio, noi offriremmo un risparmio dei costi di amministrazione, un risparmio dei costi fissi, un aumento della clientela potenziale, perché magari il cliente viene attraverso la conoscenza dello psicologo e lì trova tutto ciò che gli può servire. E in più vorremmo fare delle giornate di formazione sulla prevenzione, sulla conoscenza di, appunto, essendo un concetto di salute olistica nuovo, che comunque adesso sta andando tantissimo, la conoscenza di quello che genera poi la salute di una persona, quindi dall'alimentazione all'affrontare lo stress, all'affrontare la crisi, quindi i soggetti interessati possono essere tantissimi, nuovi lavoratori, giovani che non riescono magari a risolvere i problemi quotidiani e tutto il resto. Ora, ovviamente i partners sarebbero i professionisti stessi che collaborano con noi e le collaborazioni esterne. Per quanto riguarda ciò che già c'è ed è presente e che si può utilizzare come risorsa è il locale, perché il locale è già presente, lo abbiamo già, e di conseguenza le spese poi in quel caso sarebbero spese di ristrutturazione, perché lo studio andrebbe ricreato. E poi l'altra qualità in quel settore sarebbe le varie competenze professionali che noi mettiamo a disposizione. Per quanto riguarda le spese, c'è ovviamente una spesa di ricerca, perché prima di avviare il tutto bisogna fare una ricerca attenta attraverso questionari, analisi di mercato e anche analisi di fattibilità per vedere... Quindi cos'è che si aspetta veramente il cliente, cos'è che per il cliente manca, quindi non fare una proposta che magari al cliente stesso non interessa. E la possibilità di finanziamenti è l'affitto dello spazio stesso, comunque un affitto conveniente al cliente, in questo caso il professionista, che invece che dover prendere in affitto un intero studio da solo avrebbe un affitto molto basso, con la possibilità di collaborare con altri professionisti come lui, le parcelle dei vari professionisti e poi una possibile richiesta di finanziamenti. Per quanto riguarda invece l'intervento sociale, quindi l'impresa sociale, vorrei provare ad attivare il modello Robin Hood di cui parlavamo, cioè attraverso il pagamento di parcelle da parte delle persone che hanno la possibilità di farlo, attivare delle giornate o comunque delle ore dedicate alla consulenza per persone non abbienti, quindi coloro che quella consulenza stessa non se la possono permettere, attraverso una parcella ridotta o addirittura giornate completamente gratuite. Ok. Ti dico solo questo, ti invito a guardare un po' come funziona il Centro Medico Sant'Agostino che sta a Milano, perché di lì puoi trarre qualche spunto, ok? Benissimo, allora a questo punto, se ci sono delle domande, vi raccomando di essere brevi e determinati, dritti al punto. Vai, allora, le figure professionali che vuoi coinvolgere nel tuo progetto sono professionisti, quindi liberi professionisti, senza un genere, quindi
qualsiasi tipo di consulenza è orientata verso una consulenza specifica, non ho capito. Guarda, in realtà è specifica nell'ambito sanitario, cioè comunque riguarda la salute. Ovviamente mi piacerebbe poter creare dei corsi di formazione anche per i professionisti, in modo tale che riescano ad aprirsi verso settori quali appunto l'alimentazione, la conoscenza delle potenzialità degli alimenti come fonte curativa del problema e non soltanto farmacologica. Ma lì diciamo che le porte sarebbero aperte a diverse figure professionali, anche lo stesso nutrizionista. A Martina Franca c'è una struttura che potrebbe darti un'idea, che fa più o meno questo, a livello oncologico, però ci sono degli esperti dove fanno delle consulenze a basso costo, quindi 25 euro, e che sfrutta proprio questo modello, se ti interessa, è molto uguale, mi colpiva questa. A Lecce non c'è. Sì, adesso principalmente a Lecce noi abbiamo grossi centri che sono costosissimi e sono tendenzialmente specializzati in un settore, quindi lì può andare soltanto chi vuole spendere, anche perché hanno macchinari particolari, ma tendenzialmente non vanno mai su un concetto olistico della salute, sono abbastanza mirati. A noi interesserebbe fare principalmente prevenzione, cioè non... Appunto, anche perché poi adesso questa idea è nata dal fatto che determinate malattie quali la celiachia, i tumori e tutto il resto sono aumentati tantissimo e sono legati a parte il discorso dell'inquinamento, fai da noi l'ILVA e tutto il resto, in realtà è anche al discorso alimentare. E le persone sono predisposte a sapere, a conoscere come fare a rimediare, evitare o quantomeno alleviare determinati problemi. Sono diventate un po' non più solo stessa. Educazione proprio alla vita alla fine. Hai detto che a Lecce non c'è una realtà uguale alla vostra, ti invito a controllare bene perché c'è già. Si chiama iMed Center, è in via Cicolella, esiste già da qualche anno. Lì effettivamente hanno riunito professionisti di varie discipline con l'intento olistico, esattamente c'è chi si occupa di agopuntura, chi si occupa di cromopuntura, chi si occupa di questo, chi si occupa di quest'altro. Ma si occupano, cioè, è un po' diverso quello. Sì, infatti. Ora, cioè, lì che cosa hanno fatto? Hanno messo insieme appunto professionisti di diverse competenze, il cliente che va lì oggi parla con l'ortopedico, che però non è solo un semplice ortopedico ma ha anche altre specializzazioni che aprono un pochettino, il quale poi magari dice: senti, vatti a fare una chiacchierata con l'agopuntore che forse sto problema lo risolvi meglio dall'agopuntore. Quindi più o meno adesso ci sono gli unici settori che ho visto che sono presenti sono legati esclusivamente o per esempio un nutrizionista che fa esclusivamente quel tipo di lavoro, oppure dei centri più indirizzati appunto a un discorso di agopuntura, cioè sono abbastanza settoriali, di solito, almeno quelli, i centri che io sono andata ad individuare, è un'idea abbastanza nuova, cioè nel senso per quanto mi riguarda è una cosa che è nata da poco. I centri che sono andata ad individuare avevano determinati tipi di, cioè sono comunque settoriali, mancava che solo la figura dello psicologo, la figura del medico, anche perché parlando con un amico che fa il medico di base, lui mi diceva proprio questo: le persone vengono da noi e noi dobbiamo andare a fare prevenzione, cioè non ci siamo sovraccaricati di lavoro perché facciamo tutto, perché ci viene chiesto di fare lo psicologo, di ascoltarli, di andare a capire qual è il problema, perché magari, che so, hanno la glicemia altissima, dicono che mangiano bene e poi per loro mangiare bene è la parmigiana, cioè melanzana uguale appunto è verdura, mangiare e poi bene. Magari dentro c'è l'impossibile, è proprio una questione di formazione alla salute, di prevenzione in quel senso, quasi di educazione. Che sarebbe la componente di differenza rispetto alla... Sì, per questo dico, adesso è tutto prettamente legato o esclusivamente all'alimentazione o esclusivamente, cioè è tutto segmentato. L'idea era quello di provare a riunire un po' il tutto e vedere se la cosa è fattibile. Va bene. Ok, allora ringraziamo Lilli perché ci ha raccontato un progetto molto, molto utile, secondo me anche molto, molto
bello e mi sembra il caso che approfondisci in base ai feedback che hai ricevuto. E un piccolo consiglio per gli acquisti. Quanti di voi portano con sé una roba tipo questa, un quadernetto delle idee? Ok, lo utilizzate? Mm? Ci prendete nota? Allora, ecco appunto, uno startup serio, secondo me, utilizza il quadernetto delle idee per segnarsi proprio queste cose. Questa è stata una giornata molto utile sul fronte dei feedback e dell'apprendimento, no? E quindi, insomma, è importante non lasciare poi che le idee spariscano, no? Ve le dimenticate le cose, tutto. Quindi segnatevi un po' le cose buone e le cose negative che vengono fuori quando discutete e quando parlate della vostra idea. Allora, a questo punto, ancora no? Vabbè, hai altri 5 minuti. Allora, a questo punto ne abbiamo altri 5, eh? Ne abbiamo altri 5. Chi comincia? Dobbiamo essere rapidissimi. Vai, ok. Nome e cognome, funzione nella società. Funzione nella società. Vai. Allora, vi presento un progetto che già esiste, quindi mi è stato un po' facile per me buttare giù ciò che già esiste. Si chiama Chilometro 97, un ex casello ferroviario che noi abbiamo preso in gestione dalle ferrovie del sud-est, e facendosi un culo così. E allora, io sono partito subito dal mio segmento. Allora, ho individuato i miei potenziali clienti. I miei clienti sono musicisti. I musicisti poi li ho suddivisi in due categorie: quelli che io definisco pro e quelli che io definisco amatoriali, perché hanno esigenze completamente diverse. Sì, va bene. La proposta di valore, sì, la proposta, sì, di valore, visto, che noi portiamo avanti, tenete presente che come sala prove è un mercato che a mio avviso è abbastanza saturo. Apro e chiudo la parentesi, noi lavoriamo mantenendo dei prezzi standard, non abbiamo mai abbassato il nostro prezzo a differenza dei nostri competitor. Perché? Perché qui da noi, in questo ex casello ferroviario, tu trovi professionalità, sia dal lato umano, quindi trovi professionisti di settore, non gente improvvisata, non trovi musicisti, trovi tecnici, trovi un ingegnere del suono e due tecnici del suono, non trovi il musicista che si adatta. Orecchie diverse, esperienza diversa. Dove? In uno spazio che non è un ufficio. Non so se quanti di voi vanno in sala prove, hanno avuto modo di andare in una sala prove. Per lo più le sala prove sono grigie, perché il bugnato più economico è grigio. Da noi abbiamo fatto un lavoro di trattamento acustico, permettendo però al musicista di lavorare di fantasia, perché il musicista deve trovare ispirazione. Piccolo esempio di dove trova ispirazione lì da noi, oltre che nel bar e quindi nell'alcol, anche nel camino. Il nostro sistema di riscaldamento è un camino, il fuoco. Il fuoco è sempre stato punto di riferimento. Quindi questa è la nostra proposta di lavoro, professionalità all'interno di uno spazio altamente creativo. Si respira proprio la creatività. Qualcuno di voi c'è stato... No, è l'altro, è sulla Lecce Novoli, il 97. Relazioni con i miei musicisti, con i miei tecnici, con i miei musicisti, sì. Allora, noi partiamo con un'assistenza personale. Appena arrivano, noi li accompagniamo, non facciamo mettere mani sulla strumentazione, li mettiamo noi, primo step. Secondo step, per fidelizzare i nostri musicisti, noi gli insegniamo a mettere mani sulla strumentazione. Torno sempre al solito discorso, il musicista non è un tecnico, il musicista fa il musicista, il tecnico fa il tecnico. Però ha bisogno di avere una sorta di autonomia all'interno della sala. In quel momento la sala è sua, io lo devo educare. E quindi si passa quindi come relazione al self-service, scusate il mio inglese. Altro punto di riferimento è una casa per il musicista, per i musicisti, è un luogo di ritrovo. Chi fa musica vuole abbandonare lo stress, chi fa musica vuole sfogarsi, ha bisogno di respirare aria, si crea una comunità.
una comunità intorno a una necessità che è quella dell'ascolto, una necessità quella di esprimersi. Quindi in relazione con i musicisti creare una comunità. E poi una co-creazione, nel senso, il musicista non è solo colui che viene e paga la sua quota oraria, il musicista è colui che mi suggerisce che tipologia di impianto prendere, che tipo di suono, che tipo di birra anche prendere, e a quanto venderla. E sono dinamiche che realmente, vi sto raccontando alcune dinamiche che realmente sono esistite. Apro e chiudo la parentesi, noi abbiamo un forte potere di acquisto sulla strumentazione usata. Chi viene da noi, chi viene da noi molto spesso ci regala la strumentazione o ce la fa pagare a livello simbolico. Il terzo punto sono i canali attraverso i quali noi promuoviamo questa realtà. Canali di nicchia, settoriali. Non abbiamo bisogno di fare pubblicità su Facebook, noi abbiamo bisogno di essere presenti su determinate pagine di Facebook. Abbiamo bisogno di sapere chi fra i miei 2.000 e 3.000 amici, chi è musicista, perché io non faccio l'evento e spammo a tutti. Ho bisogno di sapere proprio la categoria, sono musicisti? Ok, che ne pensi di quest'ampli? Che ne pensi di questo pedale? Che ne pensi della riparazione che è stata eseguita? Attività chiave. Sala prove, la prima attività che noi abbiamo portato avanti e che ci ha permesso permette di dare un part time ad altri collaboratori. Studio di registrazione, il secondo passo, si cresce professionalmente. Riparazione, la riparazione per noi era un costo, è un costo sia per noi come struttura che per i musicisti. Il rapporto che c'è fra il riparatore e il musicista non è il rapporto che esiste fra io maggiordomo che apro la casa della musica al musicista. Quindi c'è l'idea di creare un laboratorio di riparazione. Non so se quanti di voi conoscono un'esperienza meravigliosa qui a Lecce, si chiama Ciclofficina. È un laboratorio dove tu vai, c'è un responsabile in quel momento che ti aiuta a conoscere la tua bicicletta. Noi aiutiamo a conoscere il tuo amplificatore, a metterci mano, è un tuo strumento, deve essere tuo. Non ci sei in grado? Non vuoi? Ok, intanto lo vedi smontato, intanto ti dico realmente cosa è accaduto. È una comunità, non è solo business. Ok, comunicazione, altro settore principale. La comunicazione, già vi ho detto la suddivisione fra amatoriale, chi utilizza lo spazio come una palestra, come una partita a calcetto. C'è chi fa musica il lunedì per sfogarsi, chi fa musica il martedì e ha un sogno, ci mette e sta emergendo anche, ha delle produzioni. Quindi con lui io lavoro anche nello studio di registrazione, con lui lavoro anche nella comunicazione. Chi fa il musicista, lo ripeto, fa il musicista, non può fare il PR, non può andare in giro a cercarsi le date, anche perché che senso ha un gruppo? Cioè, noi abbiamo 10 gruppi, cerchiamo date per 10, risparmiamo sui costi, abbiamo un background, abbiamo un pacchetto e gestiamo i costi diversamente sulla quantità. Quindi comunicazione, booking, tutto ciò che ha a che fare nella comunicazione, nella gestione anche di una pagina web del gruppo stesso. Consulenza, online, accendo, metto online il mio pezzo, che faccio? Che cos'è il diritto d'autore? Su che cosa sono proprietario di questa cosa? Facebook, cosa può fare la mia traccia audio? YouTube, cosa può fare? Consulenza in materia di diritto d'autore. Che cos'è la SIAE? Che cosa sono queste licenze libere? Qui non so quanti di voi si sono domandati cosa c'entrano questi login qui. Questo è uno strumento di open perché lo posso copiare, lo posso fotocopiare, posso fare tutto ciò che voglio, tutto ciò che chi ha ideato questa idea creativa mi permette. Me lo dice qui, attraverso questi login. Abbiamo anche aperto un centro di consulenza sulle licenze libere. Che cosa c'entra? Chi fa musica ha bisogno di esprimersi. Corsi, l'altra idea è corsi, appunto il laboratorio è aperto, c'è bisogno di fare un corso di saldatura, perché va fatto un corso di saldatura. Tutti questi corsi tecnici del suono li facciamo anche noi, a moduli, gratuitamente per chi viene da noi, perché è importante che il musicista sappia mettere mani su un impianto che io affido, come anche tanti altri giovani che vengono e vogliono fare i tecnici del suono. Gli diamo un primo AB, non siamo un ente di formazione, non lo vogliamo essere, però creiamo questi mini corsi con pagamento veramente irrisorio. Attività,
Lo spazio, trattamento acustico, molti sottovalutano il trattamento acustico, è una risorsa il trattamento acustico. La strumentazione, un'altra grande risorsa, risorsa umana. Risorsa umana è tecnici di sala prove, ingegneri per lo studio di, l'ingegnere per lo studio di recording, tecnico riparatore, comunicatore, legale per quanto riguarda la consulenza in materia di diritto d'autore. Poi partner, sui partner tanti, a partire dai locali di pubblico spettacolo, perché se fai musica, vuoi o non vuoi, almeno il rimborso benzina, almeno i soldi per pagare la sala la settimana dopo, è anche mio interesse procurarteli, un circolo vizioso. Chi fa chi gestisce un bar deve pensare alla fornitura del bar, deve pensare ai rapporti con la cucina, non può anche fare il direttore artistico. Noi abbiamo un bel po' di gruppi che vogliono suonare, non vogliamo fare direttori artistici però. Aziende software e aziende hardware, questa è una speranza. Se noi riusciamo a creare una comunità forte che non sia limitata a Lecce, se noi riusciamo a creare un'idea forte di gestione di sala prove proprio, di circuito più che di sala prove, perché è limitato parlare di sala prove, io posso interagire anche con le aziende. Per cosa? Per avere strumentazione in testa. Avete presente alcuni siti tipo telefonino.net, tutti questi blog? La strumentazione a loro gli arriva gratis per testarla. Quello che noi vorremmo sulla strumentazione e sul lato software del recording. Blog, poi chiaramente tutto ciò, tutte le riviste gratuite e non gratuite di settore, chiaramente come key partners. Costi. I costi principali sono, una volta sistemato l'immobile, e ne abbiamo spesi veramente tanti, una volta ci abbiamo lo spazio, l'energia, io ho messo alcol, droga e sigarette, perché le sigarette me le scroccano sempre, purtroppo sì, non puoi dire di no, perché sennò poi non bevono, quindi comunque è un dare e avere. Comunque sono costi in cui più o meno il 50% va sulle risorse umane. Una restante meno del 10% sulla struttura, un 3% nella riparazione per quanto ci riguarda. Ricavi, noi abbiamo sia prezzi fissi per alcuni servizi che prezzi trattabili sui musicisti su cui vogliamo investire. Ok, perfetto. Allora, devo dire una cosa della sua presentazione. Mi è piaciuta la carica. Ma lui ce l'ha già l'attività. No, ho capito, ma mi è piaciuta la carica lo stesso, mi è piaciuto però, l'assetto. Considera che io sono partito con, giusto per fare un esempio, perché si può sognare, la Regione Puglia dà anche gli strumenti che noi spesso sottovalutiamo. Io ho preso un casello che era completamente disastrato, online ci sono alcune foto di come noi l'abbiamo trovato, siamo partiti con 1000 euro cash, una piccola associazione, una piccola realtà, 1000 euro sono pure tanti per una piccola realtà come la nostra, in 4 anni ne abbiamo spesi intorno ai 40.000, spesi, incassati li abbiamo dovuti spendere, io lavoro lì, non faccio volontariato, io lavoro lì, è una cosa ben diversa, e quindi si può fare. Bisogna studiare, partecipare a questi corsi, crederci anche, tanto crederci, perché i primi tempi, è verissimo, i primi tempi piangi, veramente piangi, e la carica è data perché forse ho pianto, non da solo insieme ad altre persone, e quindi c'è questa carica, ma la carica la fai, l'acquisisci facendo, sgrattando pietre anche. Grande, grande, bravissimo, grazie, grazie. Bella presentazione davvero, molto, molto carica. Adesso abbiamo Luca. 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 Sì. Sempre perché siamo un corso democratico. Siamo un corso democratico, sì. Allora, sono le 6. Abbiamo quante altre presentazioni? Io rinuncio alla mia. Quante altre presentazioni abbiamo? Quante altre presentazioni abbiamo, Rosanna? Quante altre presentazioni? Basta. Vai, io così poi mi faccio prendere. Ok, ne abbiamo un'altra. Qui ne abbiamo un'altra, tu dove vuoi fare? Un'altra presentazione. Perché dobbiamo fare i questionari? Li dobbiamo fare? Rosanna, non mi fa la presentazione, guarda, mi incazzo. Dobbiamo fare di più questo, fare questi questionari. No, perché se no. No, non è giusto nei suoi confronti, dai. Non è giusto nei suoi confronti. Non mi offendo, non mi offendo. Non possiamo fare né una cosa
No, io preferirei, se però decidiamo che vogliamo fare così, facciamo la presentazione, facciamo questa parte. Ok. Però è importante, lo so, poi non fa niente. Alle 6:30 ce ne dobbiamo andare perché inizia l'eredità in streaming. Vai Luca. Allora, la mia idea di impresa sociale parte da due presupposti fondamentali, che sono quello che dicevamo prima sull'elevato ormai età media della popolazione italiana e in particolare di quella del quartiere dove risiedo, e l'altra è una considerazione personale secondo cui non mi sembra giusto che una persona che abbia lavorato tutta la vita arrivi al momento della pensione e poi diventi diciamo carne da macello per i talk show televisivi pomeridiani, no? E quindi diciamo che il mio segmento di utenza, quindi i miei users, sono la popolazione over 60, per la quale ho immaginato di istituire delle attività all'interno di una sede che è già presente, che esiste ma che va ristrutturata, infatti l'ho inserita nei costi. Innanzitutto le normali attività che si svolgono nei centri anziani, quindi attività ricreative come ad esempio i cineforum, i tornei di carte, oppure organizzare insieme delle attività di gruppo, andare a fare delle visite guidate nella propria città, quindi riappropriarsi anche degli spazi della propria città, fare delle cene di gruppo. Fondamentalmente, diciamo, queste attività fanno parte della riappropriazione del tempo di queste persone. Poi chiaramente stiamo parlando delle persone anziane della terza età, quindi necessitano anche di assistenza sociale, psicologica e sanitaria. Quindi l'idea era quella di inserire all'interno del carniere, dello staff dell'impresa sociale, anche delle figure professionali qualificate a livello di operatori sociosanitari, psicologi, ma anche operatori di pulizie, e vi spiegherò anche perché successivamente. Come individuarli, chiaramente tenendo aperto il posto, quindi diventando un punto di riferimento, un posto che è sempre aperto, l'anziano che va a fare la spesa la mattina vede altre persone, si scatena un passaparola e quindi diventa un punto di riferimento come potevano essere magari prima i bar o gli oratori. C'è da considerare anche che oltre agli users, in questo caso noi dobbiamo fare i conti anche con i buyers, che sono le famiglie degli over 60, perché molto spesso cosa accade? Che sono le stesse famiglie che si preoccupano del benessere dei propri parenti anziani e quindi ingaggiano i vari badanti, i vari operatori di pulizie, oppure li devono accompagnare a fare delle analisi o li devono accompagnare non lo so, a fare la spesa o a pagare le bollette. Ecco, questo fa parte dei servizi che noi prevediamo all'interno dell'impresa sociale. Quindi ci rivolgiamo anche alle famiglie di queste persone over 60 che diventano i nostri buyers, cioè cosa gli offriamo, qual è la nostra proposta di valore? La nostra proposta di valore è di essere un unico riferimento per il benessere del proprio parente anziano, quindi meno tempo da dedicare ai bisogni del parente e una garanzia di fiducia che viene data da operatori professionali di questa impresa sociale. Una piccola parentesi sulle istituzioni, che possono essere sia buyers sia partner. Buyers perché diciamo molto spesso avviene che per determinati servizi sanitari ci sia un appalto totale o parziale da parte delle istituzioni verso aziende sanitarie private. E poi perché anche c'è un miglioramento del welfare, perché l'obiettivo sociale dell'impresa è quello di migliorare la qualità della vita delle persone della terza età. Partner, perché partner con le istituzioni? Perché oltre ad esserci un cofinanziamento possibile, c'è anche la possibilità magari di avere dei prezzi calmierati per coloro che magari non si possono permettere di usufruire di tutti i servizi che vengono offerti dall'impresa. Costi e ricavi. I costi chiaramente sono quelli della struttura, quindi la ristrutturazione degli ambienti, le bollette, le pulizie, le forniture per un'eventuale piccola somministrazione e le licenze, perché ad esempio per proiettare un film o per ascoltare della musica c'è bisogno di avere delle licenze. E poi i salari, quindi i salari per le risorse umane, i gestori, gli operatori sociosanitari, psicologi, eccetera, eccetera. Gli income, ci sono due diversi tipi di income, uno derivante dagli users e l'altro derivante dai buyers. Quelli derivanti dagli users sono più soft, nel senso che ci sono chiaramente la somministrazione, quindi il caffè, il succo di frutta, quello che vengono a prendersi quando stazionano all'interno della sede, una tessera socio annuale,
necessaria appunto per poter erogare i servizi a un prezzo simbolico, e poi servizi una tantum a pagamento, come possono essere ad esempio le visite guidate, le cene di gruppo, i cinema di gruppo. Poi ci sono dei servizi premium, definiamoli così, che sono rivolti per lo più ai buyers, che sono le famiglie dei parenti di queste persone di terza età, che consistono appunto in servizi assistenziali in loco. Quindi consentono alla persona anziana di non dover abbandonare il proprio domicilio, di non dover essere confinato, passatemi il termine, nelle case di riposo, ma ha delle persone di fiducia che gli portano magari la spesa a casa, che gli vanno a fare la pulizia, no, settimanale della casa, che vanno a fare, non so, l'iniezione, se hanno bisogno dell'iniezione, eccetera, eccetera. I passaggi in auto quando devono andare a fare le visite, il tutto garantito da un'unica struttura, che è quella dell'impresa sociale, che quindi si occuperebbe di reperire il capitale umano e quindi le risorse umane che poi vanno a erogare questi servizi, e di poi remunerarle grazie agli income che vengono derivati da queste due soluzioni, gli users e i buyers, che è la differenziazione che abbiamo fatto prima con Stefano. Devo dire bene, anche questa volta, benissimo, fatto davvero un ottimo lavoro. Ok, c'è qualche domanda su quello che ci ha raccontato Luca? È un po' uno spunto di riflessione, che può essere un cambio anche di prospettiva per alcune cose, per fare anche qualcosa che possa essere innovativo, non so come, però cioè, alla fine i giovani, come anche gli anziani, vengono spesso visti come problema, non come risorsa. Se invece inizi magari a pensare che la persona oltre i 60 anni non solo ha un problema per la famiglia, ma può essere anche una risorsa per altre fasce di generazioni, perché sono dei tesori da scoprire, di saperi e di cose varie, puoi anche inventarti qualcosa dove l'anziano non va a fare solo la partita a carte, no? Ma può anche insegnare qualcosa a un giovane, oppure non so, qualcosa per sfruttare il loro sapere immenso che si sta perdendo, la memoria storica anche. Grazie per lo spunto. Innanzitutto ti faccio vedere che tra i segmenti customer segments, l'ultima parte c'era proprio scritto giovani, punto interrogativo, tra parentesi, attività intergenerazionali, perché i laboratori e i corsi, sia da fruitori da parte degli anziani, quindi immagino un corso di informatica dove gli si impara a usare un minimo internet o i computer, ma anche attivi, quindi esatto, cucina, possono essere attività che possono unire differenti generazioni che differentemente non verrebbero a contatto tra loro. Però questa è una cosa che nel pitch avevo sorvolato, perché si tratta di un'attività che può essere fatta una volta che l'impresa è... Grazie. Grazie davvero. Bravo veramente. Siamo pronti? Forse, sì. Deborah, giusto? Sì. Vai Deborah, allora, raccontaci un po'. Allora, la mia idea di impresa sociale non esiste, ma gli ho già dato un nome, si chiama Oltre. È rivolta principalmente a detenuti e al Ministero di Grazia e Giustizia. Questo perché? Perché tutti siamo delle risorse. La mia idea è quella di istituire una scuola edile, e successivamente un'impresa edile, in modo tale da utilizzare i detenuti come risorsa e utilizzare anche queste risorse come beneficio sociale. I detenuti in questo senso vengono formati da una scuola edile di Lecce o della città di competenza, che si occupano appunto dell'attività formativa. Questo perché? Perché successivamente, ovviamente sotto un regime particolare, sconto di pena, eccetera, eccetera, hanno la necessità di avere una loro utilità all'esterno, in modo tale da evitare la ricaduta nella pena, la ricaduta della pena. Questo come, in che cosa si traduce? Non si traduce soltanto in un'attività formativa, ma anche nella possibilità del detenuto stesso e del penitenziario e del Ministero di Grazia e Giustizia di ristrutturare il penitenziario stesso attraverso la loro forza lavoro, che ne ha tanto bisogno. Perché sembra brutto da dire, perché dici: che faccio, mi costruisco da sola la mia cella? In realtà sì, perché quella che è la tua purtroppo successivamente sarà di un altro, e il problema più grave è la decadenza delle strutture penitenziarie.
Ovviamente diciamo che i costi e i benefici e i guadagni sono dispari. I costi sono tanti, c'è il personale da formare, ci sono le strutture, ci sono le forniture, le utenze, eccetera, eccetera. A tal proposito, oltre al piano A, che è quello iniziale della formazione, ho il piano B. Fantastico. Che è rivolto alle piccole e medie imprese. Cioè, come ho detto prima, non c'è soltanto la costituzione di una scuola edile, ma c'è anche la costituzione di una piccola impresa edile. Perché? Perché molti imprenditori non sanno che assumendo dei detenuti o degli ex detenuti hanno tantissime agevolazioni fiscali, degli sgravi fiscali. Allo Stato costa meno pagare un detenuto, il contributo di un detenuto, piuttosto che mantenere il detenuto all'interno del penitenziario. E tra l'altro la piccola e media impresa, che ormai è in piena crisi perché non può più mantenere quella che è il personale, mandandolo in cassa integrazione, eccetera, eccetera, in questo modo ammortizzerebbe i costi. Non c'è soltanto la parte dell'architettura dell'impresa, ma ho pensato a tutto. Ho pensato anche all'utilizzazione di materiali innovativi, quindi avere un impatto ecologico abbastanza basso. Quasi tutte le imprese utilizzano... Esatto, farà bioarchitettura utilizzando biomateriali. Sono materiali di scarto, c'è stata stilata una classifica con la top 10 dei 10 materiali meno conosciuti e sono più utili al mondo, tra i quali le balle di fieno, gli scarti delle balle della coltivazione provenienti dalla coltivazione di funghi, la lana di pecora. Tutto ciò ovviamente ha un costo inferiore sia nell'acquisto del materiale sia ovviamente nell'utilizzo, perché le tecniche di montaggio sono ovviamente basilari rispetto a calcestruzzi e quant'altro. Questo perché? Perché poi si fa vedere, si fa toccare con mano al detenuto stesso quella che è la prospettiva futura, in modo tale da non dire ok, io fuori di qui attraverso l'attività di spaccio guadagno tanto, mentre ok, posso guadagnare nello stesso modo facendo però qualcosa di più concreto e più socialmente utile. A differenza di qualcuno, io ho trovato però un piccolo costo sociale, che magari nella fase 1 ci sono soltanto due benefici, che sono l'inclusione sociale e il miglioramento della condizione detentiva. Nella fase 2 c'è un piccolo costo che ho preso in considerazione, che è quello del pregiudizio, che potrebbe compromettere l'attività imprenditoriale della ditta in questione. Pensando all'esempio che avevi fatto ieri, no? Non riesco a vederlo come costo, il pregiudizio. Infatti volevo capire cosa intendi per costo del pregiudizio. Pregiudizio da parte di chi? Il pregiudizio da parte degli acquirenti, perché sostanzialmente l'imprenditore può pensare: magari a me non viene nessuno a chiedermi fammi una casa se poi mi ci devo mettere dentro un ex detenuto che ci lavora. Chi mi assicura che poi questo ex detenuto effettivamente sia reo, confesso e non prenda nota? Però questo non lo vedo come un costo sociale. Dal mio punto di vista non riesco a inquadrarlo come costo sociale, perché la tua azione, cioè l'idea di costo sociale è l'idea della tua azione come imprenditrice sociale che crea un qualche danno sociale. Perché dovrebbe aumentare il pregiudizio se è già esistente? Sì, assolutamente. Cioè la mia era una perplessità più che altro, nel senso che un ipotetico costo sociale derivante da questo pregiudizio. Appunto, riduci il pregiudizio. Sicuramente si ha conoscenza del lavoro che sta facendo Paola Leone qui a Lecce e lo spettacolo che ha portato in questi giorni anche fuori dal carcere, no? Beh, io guardando il lavoro che ha fatto lei, è uno spettacolo di teatro che ha attivato, cioè un lavoro teatrale che da 2 anni a questa parte è riuscita ad attivare qui nel carcere di Lecce con i detenuti. Per la prima volta un paio di mesi fa questo spettacolo, che prima si teneva in carcere, è uscito ed è andato a teatro.
è andato a teatro due volte. Alla seconda volta, oltre ad esserci il pienone, anche la prima c'era il pienone, ma era gratuito. Però cioè, la città ha risposto molto, 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 molto bene. Gli organi dell'amministrazione comunale competenti a fine spettacolo erano lì a chiedere rifacciamolo, proprio per l'alto valore. È un conto che io lo vivo di persona per più o meno, perché ho a che fare con queste cose. È un conto andare a vedere uno spettacolo, è un conto poi metterseli in casa. Il pregiudizio a volte non, cioè, ha veramente delle linee sottili, no? Allora, un conto che io vada a vedere uno spettacolo mi fa sentire bene, anche bene con me stesso, do anche dei soldini quando mi fermo al semaforo, un conto quando ho a che fare poi nella vita di ogni giorno, nella mia vita, quando queste persone entrano nella mia vita, c'è il pregiudizio, lì lo risenti, è vero, è diverso. No, sei razzista, però odio i rom, così dico. Ultimamente sento questo. Sono razzista, però solo i rom. Va bene. C'era un'altra domanda? Dobbiamo fare i questionari adesso. La mia era una curiosità. La mia era più una curiosità. Di cemento ce n'è già tanto. In Italia c'è un allarme cemento che è spaventoso. Invece dell'impresa edile, hai pensato ai mestieri scomparsi e avviare magari le persone? Dovrebbe essere una costruzione, ma una riqualificazione anche degli edifici che sono in disuso. Quindi No? Avevo pensato a una nuova impresa edile che costruisse il nuovo cemento. Stiamo già nel. Deborah si è preparata molto bene per questa, cosa. Tutto ciò che viene costruito è di nuovo tipo. E poi. No, vabbè, le mie preoccupazioni sono laddove c'è terra e si sbanca per costruire, dove c'è già magari una struttura vecchia, obsoleta, cadente, viene ristrutturato, diciamo che ancora non sono entrato in quell'ottica di odio, però dove c'è ulivi, dove c'è ulivi e viene sbancato per fare un residence, ecco, quelle cose no, però dove c'è già. E per il discorso della casa, la casa del privato, poi in quel caso da garante c'è il imprenditore, no? Che comunque io mi puoi portare a casa chi vuoi, io faccio riferimento a te. Cioè, se sei un operaio, io mi garantisci che è una persona come Dante, voglio dire. Però magari se io imprenditore non ho l'acquirente o non ho chi, non ho la domanda. Bisogna puntare magari a persone aperte di testa, quindi. Costo sociale, sì. Va bene, allora ringraziamo Deborah perché è stata una presentazione molto, molto interessante. E adesso che cosa facciamo? Avete finito, abbiamo fatto questi due giorni, abbiamo passato questi due giorni meravigliosi insieme, almeno dal mio punto di vista, mi sono divertito molto con voi. Non so voi quanto vi siate divertiti con me. Comunque per me è stata un'esperienza positivissima in una città molto bella e soprattutto molto vitale, perché questa è stata la cosa che mi ha sorpreso di più e che mi ha reso veramente entusiasta di questo workshop. Trovarvi qui e vedere con quanta forza state affrontando questo percorso. Io mi auguro davvero che di qui, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ci sia qualche impresa che si consolida, qualche altra impresa che decide di nascere. E quindi niente, adesso saluto quelli che sono gli amici che sono in streaming, possiamo. Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo e adesso dobbiamo fare il questionario, ok? Possiamo spegnere la diretta. Volevo giusto dare l'appuntamento per la prossima diretta, che è il prossimo corso, il prossimo modulo del laboratorio Startup Sociale, che sarà il 9 e 10 dicembre, sempre all'Officina Cantelmo per chi viene dal vivo, sempre sul sito dei laboratori dal basso per chi ci guarda online.
9 e mezzo, 18 ogni giorno, 9 e 10, e sarà su startup e incubazione, come passare dal progetto alla, all'avviamento vero e proprio della, dell'impresa sociale. Grazie a Stefano e grazie a Bruno. Grazie.